Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Pagelle di Juventus Salernitana, la partita che abbiamo archiviato nella giornata di ieri. E ora ovviamente viene facile non dire pensiamo alla nazionale, pensiamo al mondiale. Io inizierò a pensarci tra qualche giorno, sono ancora ben inserito dentro il mondo dei club, dentro il mondo Juve, anche perché tra pochissimi minuti, probabilmente nel mentre che starete vedendo questo video, ci sarà un incontro alla Juventus tra Dybala e appunto la dirigenza per cercare di capire se si andrà avanti insieme oppure no. Poi c'è quella partita con l'Inter che abbiamo lì appena torniamo dalla pausa nazionale. Insomma ragazzi, io sono ancora ben dentro il mondo Juve, non so se voi avete già fatto lo switch, ma per me è abbastanza difficile ora come ora, e voglio ancora parlare di questo Juventus Salernitana, che sì, è una partita banale, semplice, tranquilla, perché la Juventus in casa con la Salernitana c'ha una possibilità sola: vincere, da lì non si torna indietro. Però ci sono alcune cose da andare a sistemare. Oh, e ovviamente per capire se Dybala rinnova o meno, ragazzi, scaricate OneFootball, link in descrizione, oppure QR code qui di fianco, poi tutti insieme ne parleremo qua sul canale, però è il modo più veloce per seguire le informazioni in tempo reale. Avanti! Partiamo da Massimiliano Allegri. Allora, io direi 6,5, ci sono state alcune cose che non mi sono piaciute, però queste sono mie opinioni personali, come la gestione dei cambi, cioè attenzione perché siamo Morata che Vlahovic erano defidati e invece addirittura li abbiamo messi su contemporaneamente. Vlahovic ha giocato 1 miliardo di minuti di partita, avevo l'attacchicardia pensando già alla partita con l'Inter, invece Allegri era tranquillissimo. Poi non mi è piaciuto, come dicevo ieri nel video post partita, il minutaggio dato a Miretti, mi sarebbe piaciuto vederlo qualche minuto in più, però ribadisco, queste sono mie opinioni e considerazioni personali. Ieri, il video di ieri secondo me non è stato compreso, in tanti mi hanno detto che ho criticato, che mi sono lamentato, ma ragazzi, cioè, ho detto semplicemente le cose che vedevo, cioè non è che, se no, prossima volta abbiamo vinto 2-0 con la Salernitana, tutto bene, ciao, chiudo il video. Cioè, non funziona così, ci sono delle cose che piacciono e ci sono delle cose che non piacciono, ma non significa lamentarsi, significa mettere in evidenza, anche perché ragazzi, banalmente, cioè, ve lo dico tranquillamente, la partita che abbiamo fatto ieri con la Salernitana non basta per battere l'Inter, cioè, questo è un monito che vi do, come dopo la Sampdoria avevo detto, attenzione, che ci sono delle spie che mi fanno pensare che la partita con Villarreal, se affrontata allo stesso modo, avrà delle insidie. Cioè, arrivati a un certo punto della stagione, ragazzi, non ti puoi accontentare, Cioè, sei arrivato a marzo, fine marzo, ormai è aprile, cioè, sei alla fine della stagione. Alla fine della stagione devono per forza di cose vedersi dei miglioramenti. E se ci sono ancora delle cose da limare, vanno dette. Se giochi un tempo, il primo, perché anche qua poi qualcuno invece mi ha detto non è vero che abbiamo fatto un primo tempo fantastico. Ragazzi, abbiamo fatto 1000 occasioni a gol nel primo tempo, 1000 ne abbiamo fatte. Potevamo essere 4-0. Complice anche la Salernitana che non era in campo, certo, indubbiamente, ma la Juventus l'ha fatto. Quindi se tu fai un primo tempo e basta con l'Inter, il secondo ti mangiano, ti disintegrano e da quel potenziale meno uno che c'hai adesso ti ritrovi sotto di 1000 perché poi loro non ne hanno una da recuperare. Quindi attenzione ragazzi, cioè, ci vuole un po' di equilibrio nei giudizi. Non è che è tutto perfetto perché ho vinto 2-0 con la Salernitana e non è che è tutto da cacciare nel rusco perché non hai passato col Villarreal. No, adesso non sei più in Champions, c'hai l'Inter, ma per arrivare all'Inter devi approcciarti in un certo modo. Che non significa criticare tutto da una parte, non significa farsi andare bene tutto dall'altra. Ci sono delle cose che vanno bene e delle cose che vanno male, e vanno sottolineate. Se no, non ha senso nemmeno aprire i video, ascoltare i video, fare i video. Non ha senso niente. Perché bisogna capire che cosa va bene e cosa va male. Allegri la sua partita l'ha fatta, 6,5. Bisogna iniziare a giocare anche secondo i tempi, ma lo stesso Allegri era incazzato per questa cosa ieri. Ieri Allegri era incazzatissimo perché si era accorto che nel secondo tempo eravamo entrati già un po' così. E dopo lui l'ha giustificata dicendo eravamo un po' stanchi. Secondo me non è una questione solo di stanchezza. Quindi dai ragazzi, dai. 6,5 pure per Szczęsny, che direi che anche ieri un paio di parate di livello le ha tirate fuori. Sono state determinanti perché se poi vai sul 2-1 te la regalo tutta la sofferenza finale di una partita del genere. E quindi 6,5 Szczęsny, io non mi stancherò mai di ripeterlo, si è ampiamente fatto perdonare per l'inizio del campionato un po' sottotono, un po' per usare un eufemismo, ma poi è diventato veramente decisivo, dai tech. 6, Chiellini che verrà riconsegnato alla nazionale, Lindo e Pinto. Ecco, questa sarà una frase che scatenerà l'inferno, perché ovviamente Chiellini è stato fuori tutto sto tempo, non era pronto l'altro giorno col Villarreal, poi si fa un tempo, poi viene giù perché c'è la nazionale. Insomma, sono cose che oggettivamente al tifoso della Juventus possono dare fastidio.
Queste sono cose che al tifoso Juventus possono dare fastidio. Quindi io mi auguro che Chiellini ci porti al mondiale insieme a tutti quegli altri, però mi auguro anche che poi si faccia un ragionamento tutti insieme per capire che cosa può continuare a dare Chiellini, perché purtroppo negli ultimi anni, ragazzi, Giorgio ha fatto veramente troppo poco per essere alla Juve ed essere il capitano della Juve o comunque il terzo centrale di difesa. Quindi l'idea Rudiger secondo me va a coprire parzialmente questo ragionamento su Chiellini. Se non si va al mondiale, io non so se Giorgio continuerà a giocare con noi, eh. Vediamo un attimo che cosa succederà. Sei comunque Giorgio, sei anche De Ligt, che fa una partita normalissima. La Salernitana, ragazzi, sì, qualcuno ieri mi ha detto sì, però hai visto che la Salernitana ha fatto 12 tiri al pari della Juve. Vabbè, allora guardiamo le partite così, guardiamole col numerino e basta, no, non funziona così, ragazzi. Cioè, la Juventus ha avuto un indice di pericolosità altissimo, la Salernitana ha tirato da ovunque, a volte senza nemmeno mai beccare lo specchio della porta. Cioè, no, non funziona assolutamente così. Mi viene in mente una sbavatura di De Ligt abbastanza evidente quando Djuric fa la sponda per Bonazzoli, mi pare, nel secondo tempo. Ecco lì, De Ligt proprio manca completamente l'impatto con il pallone e rischiamo, per fortuna, che poi Tech tira fuori una di quelle partite. Quindi una partita normalissima per De Ligt, perché la Salernitana non è che abbia fatto chissà che cosa con quella sbavaturina. Sei pure per Rugani, che entra e fa il suo, amministra, non fa rimpiangere Chiellini, ma ribadisco, ieri a Salernitana poca roba, c'è davanti che dietro, che mezzo. Sei mezzo Danilo, che devo dire la verità, a centrocampo mi è piaciuto e non poco, ho perso un paio di palloni un po' così, però non è che puoi pretendere che sia perfetto, il miglior centrocampista del mondo. Lì torniamo sempre al discorso che facevamo prima con i giovani, con Miretti, c'è bisogno di adattare. L'ha fatto anche Pirlo l'anno scorso, mi ricordo che sul finale di stagione c'era Fagioli che scalpitava, si diceva facciamo giocare Fagioli, invece no, abbiamo adattato Danilo anche in quella situazione. Non è tanto il discorso per Danilo, perché sapete, a me Danilo piace molto e anche ieri secondo me ha fatto una buona prestazione e il 6,5 lo va a testimoniare, perché Danilo è un giocatore, come ha detto Allegro, perfetto, un giocatore intelligente, sa giocare a calcio, gioca sul lungo, gioca sul corto, ha visione di gioco. Danilo ha un curriculum, ragazzi, che parla per lui. Però un po' mi dispiace, questo dispiacere io ce l'ho, di vedere comunque un discorso Under 23 che doveva portare in prima squadra i giocatori più pronti proprio per questi momenti difficili, perché a parità di condizioni ci sono tutti, ci sono 3-4 centrocampisti, ci sono 3-4 attaccanti, non è che dico sulle mirette dovete giocare voi, però momento in cui i centrocampisti convocati sono Bernardeschi, che non è un centrocampista, Arthur, Rabiot e Miretti, riadattare, inventare, poi l'abbiamo vinta, quello è la cosa principale che conta. Dall'altra parte un pochino di amarezza e un pochino di tristezza inerente a un discorso Under 23 che era stato lanciato boom boom in pompa magna, inizia ad avercela, perché passi un anno, passi due anni, tre anni, non tiriamo su un giocatore da prima squadra che diventa da prima squadra effettivamente, che giochi in prima squadra in pianta stabile, da Moise Kean e prima di lui Claudio Marchisio. Sono numeri, ragazzi, che fanno pensare, sono numeri che devono far pensare, perché poi qualcuno potrebbe dirmi Frabotta, sì, ma Frabotta, ragazzi, ha fatto 5 partite, 3 partite, allora anche a che però non è un giocatore della prima squadra, e qualcuno dovrà venire su, io non dico mille, però nel momento di difficoltà, in stagione contro l'ultima in classifica in casa, c'hai due centrocampisti, inventiamo qui, mi sarebbe piaciuto, ma anche se non dal primo minuto, qualche minuto davvero per far annusare, anche perché comunque non è che se gioca Miretti, oddio, abbiamo perso tutto, comunque se gioca male magari cerchiamo di adattarci. Dai, ragazzi, cioè, in questi momenti di difficoltà mi sembra, a me personalmente, a me sembra un po' così. Però Danilo ha fatto la sua prestazione, fantastico, come al solito 6,5. De Sciglio 6,5, fa il suo assist, fatto bene, partita ordinata, tranquilla, lineare, con l'assist che porta su il voto, buon De Sciglio, niente di eccezionale, niente di fantastico, niente di fantascientifico, 6,5. Invece mi è piaciuto tanto Luca Pellegrini, ragazzi, ma tanto tanto tanto, infatti gli do 7, meno perché qualche sbavatura ancora ce l'ha, e 7 forse era anche un po' troppo visto che non ha fatto né gol né assist. Però spinta costante ieri Pellegrini, avanti, indietro, su e giù, puntava l'uomo, ci provava, ha provato anche il gol addirittura di testa, ha provato una volta addirittura a tirare da fuori. Ieri sera Pellegrini, ragazzi, era completamente dentro la partita. Ieri Pellegrini mi è piaciuto tantissimo, mi ha convinto tantissimo. Poi prende quel giallo, discutibile, meno, VAR, non VAR, simulazione, non simulazione.
non ci sarà con l'Inter, era diffidato, ce lo faremo andare bene. Però a me Pellegrini ieri è piaciuto, 7-1. Rabiot e Arthur, ve li metto insieme perché devo dire la verità, a centrocampo il centrocampista migliore della Juve ieri è stato appunto Danilo per quanto mi riguarda. Rabiot e Arthur hanno fatto una partita sufficiente, senza sbavature, non ci sono grossi errori, ma come vedete non ci sono nemmeno delle grosse insufficienze, perché comunque hai vinto 2-0, tu l'hai fatto, è andato tutto lineare. Però Arthur e Rabiot ancora non mi hanno convinto al 100%, e mi sembra che abbiamo fatto la classica partita da compitino, niente più, senza strafare. Lì ci manca della personalità, cioè in quella porzione di campo lì la personalità, ragazzi, ci manca, è inutile girarci intorno, è inutile illudersi. Purtroppo ci manca e non la mettiamo mai, non la mettiamo mai. Un po' più di personalità te la mette McKennie ogni tanto, Locatelli a targhe alterne, da Rabiot Arthur manca ancora quella cosa lì. Speriamo che Zaccaria possa tornare in fretta, perché l'impatto che ha avuto Zaccaria non era stato niente di trascendentale, però secondo me aveva fatto alcune prove convincenti e mi era piaciucchiato, diciamo così. Quindi speriamo di recuperare i pezzi post pause nazionali, perché inizia a essere dura la situazione lì in mezzo, ma dura. Poi c'è Vlahovic che sbaglia un gol clamoroso. Allora, un po' macchinoso Vlahovic, lo sto vedendo da qualche partita da questa parte un po' appesantito. Però poi, fine della fiera, tracci una linea, tiri una riga, dici cosa hai fatto con la salina? Hai vinto 2-0, ok. Gol di Vlahovic, l'altro gol di Dybala, assist di Vlahovic. Quindi 2-0, gol e assist Vlahovic. Come fai a dire poi, no, beh, sai, qua no, non ha giocato bene. Gol e assist sul 2-0, poteva farne anche altri. Uno sicuramente clamoroso, quello di Dybala. Poi c'erano tante altre occasioni in cui magari potevano gestire la palla un po' meglio. Secondo me Vlahovic è da 7, la sua pagnotta se la porta a casa. Poi che si debba fare meglio, sì, questo sono d'accordo, proprio perché siamo in previsione dell'Inter. Poi c'è da dire che Vlahovic ha giocato praticamente tutta la partita, anche magari condizionato al fatto, oddio, non mi devo far ammonire, stessa cosa Morata quando è entrato, quindi un po' di cattiveria poteva mancare, questo ve lo assicuro, ma penso che chiunque abbia giocato un attimo a calcio sa benissimo, anche solo quando è ammonito, che bene o male è la stessa cosa, quanto si debba limitare, quindi quanto meno poi si vada a dare effettivamente. Però non è proprio solo la partita di ieri, Vlahovic da un po' di tempo lo vedo un pochino col frigorifero sulle spalle, non so se è perché le sta giocando tutte, molto probabile perché le sta veramente giocando tutte, speriamo che adesso ci sia un po' di tranquillità, un po' di pausa, un po' di relax che possa far smaltire questa cosa qui. Poi Dybala io vado a dare il 7,5, e poteva essere anche qui molto di più perché anche lui si mangia un bel gol, secondo me molto più clamoroso quello di Vlahovic, l'avrete visto anche nella live reaction, la mia reazione è differente. Dico una cosa però su Dybala, dato che proprio adesso si sta svolgendo l'incontro per il rinnovo, banalmente DAZN, il canale della Serie A, anche solo su OneFootball, andate a vedere, su OneFootball c'è la possibilità di andare a vedere gli highlights, tutto quello che volete, no? Ok, andatevi a vedere come nascono i gol della Juventus. I gol della Juventus nascono in un modo, con Dybala che si muove senza palla, perché quando Vlahovic ha la palla in area c'è Dybala che fa il taglio, quando l'altro gol di Vlahovic non c'entra niente, però il taglio di Dybala che fa sulla palla di Cuadrado, movimento senza palla, taglio di Dybala che fa sul lancio di Pellegrini, movimento senza palla. Quanto ci è mancato il movimento senza palla in queste partite, ci è mancato tantissimo. Io erano secoli che vedevo una Juventus piatta in due dimensioni. Dybala ti ha dato quel movimento senza palla, quell'attaccare gli spazi senza il pallone che ti mancavano e ti davano imprevedibilità. Poi che Vlahovic non sia riuscito a buttare dentro il pallone su, che Dybala non sia riuscito, però intanto ci sono stati e queste cose te le dà Dybala. Sapete bene come la penso, io da una vita sono del partito sì, rinnovate Paolo Dybala, ma banalmente io continuerò a dire, io non la mollo questa cosa, ragazzi, perché io vedo le partite con Dybala e le partite senza Dybala. Quando c'è Dybala la Juventus è diversa, la Juventus crea qualcosa di più, la Juventus si accende, la Juventus ha quel sale che diversamente non ha, perché non abbiamo altri giocatori così fantasiosi, così estrosi. Poi dall'altra parte c'è da dire che sì, è vero, ne sta saltando tante, infatti bisognerebbe ragionarci con dei bonus qui e là, su e giù, per cercare di dare una parte fissa più bassa, ma se poi gioca. Però ragazzi, c'è una Juve senza Dybala e una Juve con Dybala, cioè è inutile che ci giriamo intorno a questa cosa qui, non ne abbiamo altri giocatori in grado di dare quella roba lì. Poi qua si apre un discorso, visto il Dybala del primo tempo poteva giocare almeno mezz'ora col Villarreal, quindi io non lo so.
Non ne ho la più pallida idea. Io non sono l'allenatore della Juventus. Vedendo il Dybala di ieri, vi dico di sì. Secondo me era pronto per giocare anche qualcosa di più col Villarreal. Però non lo so. Poi magari Allegri era anche un po' preoccupato perché dice: oh, Dybala adesso che è tornato, se lo metto su e fa troppi minuti e si rompe. No, io non lo so. Io posso soltanto darvi la mia lettura. Secondo me sì, vedendo il Dybala di ieri sera, era pronto anche a fare qualcosina in più rispetto al quarto d'ora col Villarreal finale. Però. Ribadisco, io le mie informazioni si limitano alle vostre, a vedere quello che succede e ascoltare quello che ci dicono. Però 7,5 Dybala. Poi Morata entra 6, fa proprio la partitella da compitino di quelli che subentrano, non c'è niente da discutere di particolare. Poi vabbè, Bernardeschi senza voto, Ken senza voto, Miretti senza voto, perché entrano pochissimi minuti a disposizione. In realtà Bernardeschi ne ha avuti tanti, però non mi ricordo giocate di Bernardeschi, quindi gli do senza voto. E da oggi c'è una novità, perché tanti mi avete chiesto mille volte: ma perché non ci metti alla fine una schermata riepilogativa? Ho fatto una tier list, vi lascio il link qui sotto in descrizione, potete andarvi a compilare le pagelle partita dopo partita, ci sono tutti i calciatori della Juventus, li mettete nei range, li mettete su Instagram, mi taggate, io ve le riposto, tutti tranquilli, tutti belli, tutti beati, e poi a fine anno facciamo anche il pagellone tramite questa cosa qui. E quindi ecco qua, questa è la schermata delle pagelle che avete appena visto. Ragazzi, noi ci vediamo tra poco, perché ovviamente dopo dovremo parlare del rinnovo di Dybala e niente, speriamo che usciranno notizie, che possano uscire notizie importanti, decisive, perché sinceramente sta storia anche basta.